Il paese avrebbe anche bisogno di uno spirito maggiore di solidarietà, di armonia, ecco. E invece, insomma, questo governo è un governo, uso una parola, un anglismo per far contento Severgnini, molto confrontazionale. Very cioè, confrontational. Confrontational. Cioè è un governo che ogni giorno litiga con qualcuno, individua dei nemici, o i burocrati di Bruxelles, o i conservatori del suo partito. Ma lei se l'aspettava, una roba che ti ho sognato di chiedere da sempre, ma lei se l'aspettava che Renzi di fatto è stato come un coltello nel burro caldo, cioè la vostra generazione, io parlo a sinistra, non parlo di lei, ma letteralmente squagliata, cioè lui sembra che non trova ostacoli, lei no, se l'aspettava, guardi, che arrivasse così velocemente ad avere il 48% di approvazione, a fare risultati, e soprattutto che tutti i suoi coetanei abbiano completamente smobilitato. Lei è battagliero stasera, però non è che no, si sente molto. Guardi, io giro il mondo, faccio un altro mestiere, ma non credo che ci sia questa smobilitazione. C'è molto senso di responsabilità, ovviamente, nel momento in cui il nostro partito ha la responsabilità di guidare il governo, ma se qualcuno pensa che, diciamo, la sinistra, lasciamo stare la generazione, che la sinistra abbia smobilitato, si sbaglia. Fa un calcolo sbagliato. E secondo me si troverà di fronte a qualche sorpresa. D'altro canto, vede, il nostro paese è un paese nel quale ci sono questi innamoramenti, no? Però se poi dopo non succede qualcosa, al di là delle parole, subentra il disamore, anche con una rapidità estrema. Ne posso fare una serie di esempi, diciamo. Nel corso degli ultimi 40 anni. Che tipo di sorpresa potrebbe arrivare? Beh, insomma, che a un certo punto una parte di questo partito prenda un'attitudine un po' più combattiva, diciamo. Nel senso, sì, la pazienza, però anche la pazienza, se sfidata oltre un certo limite, potrebbe... Sempre, diciamo, minoranza resta, sempre minoranza resta però all'interno del partito questa parte, quindi insomma... Sì, diciamo, sì, c'è un alternarsi, diciamo, è stato maggioranza, minoranza, no, no. Si può tornare maggioranza, dipende, diciamo, la vita politica è piena di... anche qui, diciamo, non è finita la storia, per tornare al 25enne del muro di Berlino.